che però vede in questo intervento una sopraelevazione del primo fabbricato, quello che conosciamo dal punto di vista la ferramenta, in una sopraelevazione su proprietà comunale, ovvero il giardinetto Sara. Questo ha comportato una perequazione nell'ambito di questo intervento, in quanto ha avuto, diciamo così, sia il seguito della proprietà comunale nel dare l'assenso a che due interventi. Il primo è appunto quello di riqualificare, di eseguire dei lavori sul giardinetto Sara, il secondo è quello di cedere una porzione della sua proprietà privata prospiciente l'esistente marciapiede per andare ad allargare il marciapiede stesso. E andando con questa delibera, quindi si propone al Consiglio Comunale di assentire l'acquisizione di questa cessione per allargare il marciapiede che dal giardinetto porta fino al sottostante parcheggio, quasi in corrispondenza dell'incrocio con via De Gasperi. E appunto, insomma, su strada di 30 metri quadrati, indicativamente una larghezza di 90 centimetri rispetto allo sviluppo lineare del marciapiede. Bene, domande? Nessuna? Dichiarazioni di voto? Nessuna? Passiamo al voto, segretario, grazie. Sindaco Favorevole. Tassinari, Favorevole. Lazzari, Favorevole. Facchini, Favorevole. Gaggi, Favorevole. Ballanti, Favorevole. Turrini, Favorevole. Bacilieri, Favorevole. Poluzzi, Favorevole. Cantelli, Atti. Favorevole. Favorevole. Verri? Bene, Favorevole. votazione unanime, tutti favorevoli. Anche qui c'è l'immediata eseguibilità. Bene. Sindaco? Favorevole. Tassinari? Favorevole. Lazzari? Favorevole. Facchini? Favorevole. Gaggi? Favorevole. Ballanti? Favorevole. Turrini? Favorevole. Bacilieri? Favorevole. Poluzzi, Favorevole. Cantelli, Favorevole. Atti, Favorevole. Verri. Favorevole. Anche qui unanime 12 voti favorevoli. Benissimo, grazie segretario. Passiamo al punto numero 3. Si tratta della riqualificazione della frazione di Cadefabri con l'acquisizione di un fabbricato e di un manufatto, quello che vediamo da anni memorabili, all'entrata di Cadefabri. Sulla sinistra, provenendo da Bologna, di proprietà del Collegio Comelli. Prego, sempre l'assessore Fabrizio Pignoli. Sì, grazie ancora. E appunto, anche in questo caso la libera gestione del patrimonio con l'acquisizione di acquisto, in questo caso quindi onerosa, del fabbricato e della prospiciente area in fregio alla Porrettana. E finalmente, diciamo così, il Collegio Comelli, insomma, che diciamo così, è insomma, un ente, una fondazione, potremmo quasi arrivare a dire, è riuscito nell'ambito della sua organizzazione a definire questa vicenda con il comune, anche a un prezzo diciamo così, ragionevole, congruo rispetto a precedenti proposte negli anni che vedevano un valore un po', diciamo così, un po' sovrastimato, ecco, perché appunto si tratta di un piccolo edificio che non può essere che solo che da demolire e di un'area che non può sviluppare nulla, non è agricola, non è tanto edificabile, quindi insomma il valore che si è ritenuto congruo e che si è pattuito è quello appunto con l'oggetto in delibera di 1.000 euro e andiamo così ad acquisire per poi demolire l'edificio che assolutamente non, insomma, non può avere nessuna funzione per posizione, per dimensione, per vetustà, è stato manutentivo che è l'edificio, ed utilizzare invece l'area per
appunto sviluppare un intervento di riqualificazione della viabilità e degli spazi di sosta nell'intorno della Porrettana, della frattempo dei Fabbri. Grazie. Aggiungo che questo risultato è frutto di una contrattazione lunga che è iniziata poco dopo l'inizio del nostro mandato, ovviamente, ma che ha comportato da una situazione iniziale che era a condizioni inaccettabili per il comune ad arrivare, come potete vedere, ad una condizione che ci vede molto in una posizione di assoluto vantaggio rispetto a quelli che saranno i lavori che dovremo fare, che sono appunto quelli di demolizione, ma con valorizzazione anche di quel parcheggio che in questo momento non è ben strutturato. Domande? Dichiarazione di voto? Nessuna? Allora passiamo ai voti. Possiamo procedere? Sì, sì, sì. Ok. Allora, sindaco? Favorevole. Tassinari? Favorevole. Lazzari? Se ci fossero interventi. Favorevole. Facchini? Favorevole. Gargi? Favorevole. Ballanti? Favorevole. Giacomo, ti sento meglio dal Perù che quando sei qui a Minerbio. È vero, è chiarissimo, arriva benissimo. Turrini? Favorevole. Bacilieri? Favorevole. Poluzzi? Favorevole. Cantelli? Favorevole. Atti? Favorevole. Verri? Favorevole. Allora, sono 12 favorevole, quindi unanime. C'è l'immediata eseguibilità anche su questo testo. Bene, passiamo all'immediata eseguibilità. Sindaco? Favorevole. Tassinari? Favorevole. Lazzari? Favorevole. Facchini? Favorevole. Gargi? Favorevole. Ballanti? Favorevole. Turrini? Favorevole. Bacilieri? Favorevole. Poluzzi? Favorevole. Cantelli? Favorevole. Atti? Favorevole. Verri? Favorevole. Anche qui 12 voti favorevoli, unanime. Benissimo. Abbiamo finito la trattazione dei punti all'ordine del giorno. Vi saluto ricordandovi che il 4 novembre, come tutti gli anni, verrà posticipato la prima domenica, quindi che in questo caso, in quest'anno, sarà il 6 novembre. Bene, buona serata a tutti. A voi, buona serata. A domani. A domani. Buona serata. Arrivederci a tutti, buona serata. Ciao Giacomo. Ciao. Ciao. Bellissimo. Ciao Giacomo.